Devo dire che è emerso uno spaccato abbastanza chiaro del lavoro che abbiamo fatto quest'anno, quindi non abbiamo mantenuto la parola data in campagna elettorale, questo è importante. È chiaro che tutto questo è costato tantissimo, a Maroni è costato moltissimo, a noi il federalismo non è stato facile, è costato tantissimo. Devo dire che si è sentito parlare anche Calderone, è chiaro che non sarà facile trovare il costo standard, stabilire il costo standard, anche perché se in certe regioni la sanità costa così tanto è perché, in una parola, grattano, rubano, perché se una siringa che costa 1.000 lire a Varese costa in un'altra regione costa 10 volte tanto, è perché qualcuno si mette in tasca la differenza, c'è niente da fare. E quindi non è che occorre essere dei geni per capire queste differenze enormi che ci sono, sono assolutamente da chiarire, perché secondo me c'è molta gente che si mette in tasca i soldi, la differenza finisce in tasca di politici che non dovrebbero fare politica, che non hanno ideali, almeno la Lega l'ha dimostrato oggi, che ha i suoi ideali, non solo idee, i suoi ideali, e che li porta avanti con determinazione. È un partito che non vi abbandona, la Lega non abbandona, è un manifesto che faremo, la Lega non ti abbandona. Quando un popolo come il nostro cammina, piega la storia, questo lo sapevamo, noi lo sapevamo che avremmo piegato la storia. Vabbè, i popoli padani uniti quando si mettono a camminare cambiano la storia, cambiano il mondo, e noi non siamo che espressione della realtà che ci sta dietro, di voi, dei popoli lombardo, veneto, piemontesi, grandi popoli che se si muovono c'è niente da fare, gli altri possono anche gridare, però se si muovono popoli così forti riescono a piegare la storia, a cambiare la storia, e tutti noi siamo espressione vostra, i popoli che si impegnano, che lavorano, che magari vengono sfruttati, non hanno la loro libertà al completo.